Ciao a tutti, sono Kalki. Anche quest'anno San Valentino incombe e tra tutte le esperienze passate ho deciso di ricordarne insieme a voi due molto diverse tra di loro. La prima con una ragazza conosciuta da tempo tramite amici e, come avete appena visto, un po' sulle sue. Molto sofisticata. Forse troppo? Comunque l'anno scorso i Nets sono proprio da Parigi. Sì. La seconda, conosciuta qualche anno dopo proprio qui, su Ventenni Paperoni. E infatti sapevo quali tasti toccare per stupirla. Ah, scusate il buio, ma a volte anche i ricordi sono a lume di candela. Ti ho preparato i piatti dei Ventenni Paperoni. Ah, buonissimi! Speriamo, io lei sono Milo Sannino, però. Che classe questo posticino, eh? Beh, sì, però non è un ristorante stellato. Io almeno ho pagato per un posto vero, cioè mica la roba là con le candele. Cosa? No, niente, niente, robe nostre. Casino, eh? Beh, io leggo Topolino, Domini pare piace, senza vergognarmi. Tu sei sempre un uomo. Affermazione potentissima. Qui invece mi lantavo ricchezze in realtà mai avute. È per questo che qualche anno dopo ho preferito parlare al cuore. E c'è anche il bagno per Regina. Vieni. Auguri. Grazie. Che c'è scritto? Allora, né misera né tavina. Oh! Perché un bacio è l'apostrofo rosa tra le parole per Rodolfo e Cimino. Chi ce l'hai? Niente, niente. Comunque, sorpresa, sorpresa, ti ho anche preso un regalino. Guarda, è bello, però sai che cosa me ne faccio con uno? Non è una collana. Niente, che disastro. Non ho altro da ricordare. Ma torniamo al secondo appuntamento. Per fortuna, grazie a lunghe ricerche e l'aiuto di Dax, riesco a trovare il topolino di quando è nata. E le piace. È fatta. L'atmosfera è quella giusta. E Ce l'hai? sì, Fantomius, veglia su di noi. Qua. Attenzione, i ricordi potrebbero essere falsi, non usare Fantomius come contraccettivo. E anche suo San Valentino è andato. Forse la morale di questo video è che non devi riprendere questa scena.